A un anno dalla scomparsa di Rita Finotto, l'azienda locale sanitaria USL 4 di San Donà di Piave ha voluto ricordare la figura di questa donna che per 30 anni ha lavorato nell'azienda ed ha lasciato un ricordo indelebile grazie proprio all'impegno e al lavoro nella struttura. L'appuntamento è stato fissato proprio in occasione dell'anniversario, del triste anniversario della mancanza appunto di Rita Finotto il 13 febbraio scorso e il 15 di febbraio l'appuntamento è stato fissato presso l'ospedale di San Donà di Piave dove si sono ritrovati il direttore generale della USL 4, il dottor Carlo Bramezza e anche il direttore generale dell'area sanità e sociale della Regione del Veneto, Roberto Mantoan e non solo anche il personale medico infermieristico dell'azienda ma anche e soprattutto i familiari di Rita Finotto. La cerimonia è stata intitolata Rita e il pianeta Sanità. Non a caso appunto questa denominazione proprio per ricordare quanto grande è stato l'impegno della donna all'interno dell'azienda. È stato proiettato un ricordo appunto che aveva questo titolo di tanti e tanti anni trascorsi in ospedale e poi è stata intitolata una sala riunioni della direzione medica ed è stata anche scoperta una targa in suo ricordo. Basta. Ringrazio tra l'altro per la disponibilità perché so che per loro è anche emotivamente importante questo momento. O Dio che sei largo delle tue benedizioni a quanti nell'ambito della ricerca si sforzano di operare con coscienza retta e illuminata, concedi a questi tuoi figli di saper individuare con il tuo aiuto valide soluzioni teoriche e pratiche per mettere il frutto della loro creatività a servizio del bene comune, per Cristo nostro Signore. Cristo Gesù ha manifestato la grande dignità del lavoro quando egli stesso, verbo del Padre fatto uomo, volle essere chiamato il figlio del carpentiere e usò con le proprie mani gli attrezzi nell'umile officina di Nazare. Così egli tolse l'antica maledizione conseguenza del peccato e trasformò la fatica umana in fonte di benedizione. Quando infatti ogni lavoratore si applica alle cose materiali, spirituali, temporali, facendo del quotidiano impegno un'offerta al Creatore, purifica se stesso, sviluppa con l'ingegno il progetto della creazione. Rivolgiamo dunque la preghiera a Dio nostro Padre per intercessione di Maria e di San Giuseppe, perché benedica questo luogo in ricordo di Rita, perché in questo luogo si prendono le giuste decisioni, perché in questo luogo ci possa essere l'incontro tra le persone. Non avrei mai pensato di dover commemorare la morte sì, così presto, la scomparsa di mia sorella Rita. Posso dire con certezza che ha svolto il suo lavoro con passione ed entusiasmo e sono profondamente commosso per l'affetto che le state dimostrando. Perciò grazie di cuore da parte mia e di tutta la mia famiglia. Detto generale, oggi è una cerimonia per ricordare una persona che ha dato tanto a questa azienda sanitaria, ha lavorato qui 30 anni, Rita Finotto. Sì, Rita Finotto è stato direttore di questo ospedale prima e poi direttore della funzione ospedaliera, cioè di tutti gli ospedali Veneto Orientale per molti anni. E abbiamo voluto oggi, ad un anno della sua morte, ricordare il suo lavoro, il suo impegno a favore della sanità di questo territorio con un convegno in cui abbiamo parlato un po' dell'evoluzione della sanità in Italia, nel Veneto, negli ultimi anni e dedicando a lei poi questa sala che è la sala della direzione medica dell'ospedale di San Donà di Piave affinché attraverso questa targa e attraverso questo in questa forma vogliamo ricordarla per i prossimi anni. Dottor Fiorin, il direttore dell'unità operativa trasfusionale della UIS 4, lei ha lavorato per anni assieme a Rita Finotto, ci traccia un profilo, un racconto di com'era? Per anni, per più di 20 anni ormai. Rita era soprattutto una persona, prima di tutto, era una donna con le idee molto chiare
su come dovevano essere fatte le cose e su dove bisognava arrivare. Ma era anche un'amica e quindi mitigava il suo ruolo di direttore dell'ospedale, quindi con delle decisioni da prendere, delle cose da fare, con invece una grande umanità ed è un rapporto che è continuato anche quando poi lei è andata via da questo ospedale, è andata a fare direttore sanitario a Mestre. Io in quel tempo, per fortuna, ho tantissimi rapporti con Mestre, quindi ci vedevamo per lavoro anche al di fuori delle cose. Devo dire che con Rita è continuato sempre questo tipo di rapporto, rapporto professionale serio da una parte e rapporto invece umano e amichevole dall'altra. Altro primario, direttore della medicina di Porto Gruaro, dell'azienda sanitaria US4, anche San Donà, Mauro Scanferlato. La Rita era una determinata, ma allo stesso tempo sapeva essere amica di tutti, no? Assolutamente, ho condiviso insieme al dottor Fiorin momenti di scontro e momenti di piacere che poi finivano in allegria. Una donna che professionalmente è tanto di cappello, sempre pronta a risolvere le necessità e le esigenze di ciascuno di noi. E io ho un buon ricordo della Rita, un buon ricordo, e oggi poi quando si è parlato di lei effettivamente è stato commovente, non dico che mi è caduta una lacrima, però insomma ho ricordato momenti molto piacevoli condivisi con lei.